Wijnaldum si prende la Roma, la Cremonese tornerà a titolare. Roma per ora abbiamo sentito il coro dedicato, forte e chiaro allo Stadio Olimpico. E abbiamo visto un paio di serpentine, esempio di gestione illuminata di un pallone nelle fasi scottanti della partita. Martedì a Cremona dovrebbe emergere anche il resto, o almeno una parte del tutto, Georginio Wijnaldum detto Gini. Il messia tecnico del centrocampo pensato in estate da José Mourinho, giocherà la prima partita da titolare con la Roma. Gradualità è stato tutto preparato con cura e attenzione ai minimi dettagli. Wijnaldum ormai si allena con profitto da 3 settimane ed è pronto sotto il profilo psicofisico. Gli manca ovviamente un po' di condizione atletica, che arriverà probabilmente grazie alle 2 settimane di lavoro di fine marzo. Durante la sosta. Mai progressi, nei brevi spezzoni di partita che ha giocato. Sono chiari. Contro il Verona e contro il Salisburgo è entrato un giocatore importante. Non un professionista goffo e impaurito. Ormai è un'opzione reale per noi, ha osservato Mourinho, e in certe condizioni avrebbe potuto giocare anche più a lungo. Magari ancora non tutta la partita. Ma è un calciatore ritrovato. E allora dopo i 7 minuti più 4 in campionato e 25 minuti complessivi in Europa League. Wijnaldum è candidato ad affiancare Cristante nel centrocampo da opporre alla Cremonese. Alternanza non significa che la Roma snobbi l'avversaria, tanto più dopo la figuraccia di Coppa Italia. Ma è una valutazione in prospettiva. Su Wijnaldum, Mourinho aveva immaginato di impostare il centrocampo. Guardando al futuro prossimo, con il ciclo di 6 partite tra campionato e Coppa che possono imprimere una svolta alla stagione. Contare sulla sua esperienza di qualità è un vantaggio da sfruttare. Anche perché Matic, che ha giocato una partita sontuosa contro il Salisburgo, non regge 2 impegni ravvicinati. O meglio, perde efficienza se è obbligato a spremersi. Cristante viceversa è resistente e brillante anche se riposa meno. Come Bove, che avrà il suo spazio da qui a giugno. Difesa in ogni caso la Roma sfrutterà di più le energie della panchina. A Cremona, come nel primo match contro la Real Sociedad, dovrà farlo per forza. Visto che un difensore mancherà per squalifica, Smalling in campionato, Ibanez in coppa. Kumbulla è in vantaggio sull'ultimo arrivato, Diego Llorente, per la doppia sostituzione. Contro la Cremonese peraltro rivedremo tra i convocati anche Solbakken, che non è in lista UEFA. Le scelte offensive, considerando anche El Shaarawy, a Mourinho non mancano. Virgola.